Allora, come va oggi? Bene, bene. Vedo che state tutti occupati nel cucinare qua, salsicce, pollo, hot dogs. Come vi guarda questa giornata oggi? Bellissima. Beautiful. Yeah? La giornata è splendida, con un po' di venti c'erano. Così il fumo se ne va via. Il che è buono, quindi voi vi mettete contro il fumo, vero? Sì. Yeah. And, avete anche i vostri nipotini, vedendo che la maggior parte... Sì, abbiamo gente pure dall'Argentina. Oh, dall'Argentina. Come va l'Argentina? Bene, bene. Yeah? È meglio Canada, dice. Meglio Canada. Yeah. E si trova in visita? E con la famiglia? Famiglia della mia sposa. Bravo, benissimo. Allora, buona permanenza qui in Canada. Benvenuto, tante grazie. Grazie. E allora, si fanno di queste feste in Argentina? No, non si fanno questa festa. Hai molto italiano, molto siciliano in Argentina, ma questa festa non si fa nunca, niente. Ci sono associazioni, clubs e roba del genere? No, tampoco. No. Non tanti? Non tanti. Dalla città di dove vieni, quanti italiani ci sono presso poco? Il 30% italiano, sono 1.200.000, 30% italiano siciliano. 30% italiano? E nonostante che c'è 30% di italiani, non ci sono associazioni? Non ci sono associazioni per... Il popolo è tutto mischiato, yeah, con il spagnolo, argentino nato. Quindi in un certo senso, siccome si sono assimilati con la gente locale, non è necessario avere queste, diciamo, queste manifestazioni? Ecco. Yeah? Sì. Bene, sì, non sono... E come trova la comunità di Windsor qua? Muy bien, muy bonita. Muy bien. Muy affettuosa, yeah. E tutti siamo affettuosi con noi, tutti sono affettuosi con noi. Bene, io ti auguro buona permanenza, buone vacanze e salutami l'Argentina. Tante grazie, saluto Sofà. Ciao. Ciao. E adesso continuiamo a lavorare, vero? Sì. Ok. Ed ora abbiamo Mike Angelieri, un direttore e socio dell'Associazione Culturale da tanti anni. Mike, quindi quest'oggi è la festa dell'Associazione Culturale qui al Capodo Park. Sì, una volta all'anno facciamo questo, abbiamo circa 200 persone, si mangia, si beve in allegria con gli amici e famiglia e parte della comunità di mantenere la nostra cultura, essa sempre viva. Ho incontrato un sudamericano. Sì, lui viene di Mendoza, è il marito della nipote di mio fratello Vincenzo e sono venuto qui per un mesetto per stare in famiglia, lui, la moglie, una figlia. È la prima volta che vengono qui di Mendoza, Argentina. Yeah. Bene, lui mi diceva che è sorpreso di vedere che si fanno queste feste qui in Canada. Perché, sì, perché loro ormai, i vecchi italiani lì e come da noi, sono tutti andati via, i giovani è cambiato più latino che italiano e loro non lo usano più di fare queste feste così intanto per cultura e per essere insieme una volta all'anno. Yeah. Mike, basata nella tua esperienza, qual è la parte più positiva di questi picnic con rispetto della famiglia? La parte di questo positivamente sarà che in un modo o un altro fratelli, sorelle o figlie, nipotine vengono qui sull'aperto, possono giocare, si gioca a bocce, si gioca a carte per la giornata e di mantenere di essere insieme anche se ci vediamo una volta all'anno con tanti amici, però è bello di vederci sempre insieme qui a Caboro Park. Quindi è una cosa molto positiva per quanto riguarda l'associazione, sì, e quanto riguarda le famiglie che appartengono all'associazione. Infatti che è molto positiva, in cui da noi siciliani con questa festa abbiamo dei ciociari, abbiamo calabresi, abbiamo friulani, o perché fra marito e moglie, o un incrocio fra figli e nipoti,
so, vengono insieme e si diverte tutto senza guardare da dove si viene, all'infuori di essere quasi tutti italiani. Bene, io ti ringrazio Mike e divertiti oggi. Grazie, è stato un onore avere qui con noi Luigi, speriamo che ti fermi anche tu per fare un piccolo barbecue insieme a noi. Ti ringrazio Mike.